Ci sono persone che hanno la fortuna di nascere più di una volta, che hanno una seconda, una terza, una quarta vita, che però fonda le radici in valori veri, in talento, in tante cose belle che per chi crede sono doni del buon Dio. Beh, noi ne abbiamo ospite una di queste, si chiama Red Canziano. Buongiorno Red. Buongiorno a te. Insomma, noi siamo felicissimi di averti, Red. Anch'io. Perché tu sei davvero un uomo che è appena rinato un'ennesima volta, perché poi tornando indietro scopriamo che tu, la vita non ti ha risparmiato niente, grandissime gioie ma anche tante difficoltà. Però io credo che comunque sono ancora in debito io con la vita, perché è di più quello che ho avuto di quello che per vari incidenti di percorso ho dovuto dare. Red, rinascita, noi ti chiediamo di raccontarla non perché ci piace spiare la vita dei nostri amici dalla serratura, ma perché forse sei una testimonianza importante per tanti che si sono trovati o potrebbero trovarsi nelle tue situazioni. Io faccio un passo indietro. Tu eri a Roma? Ero a Roma per venire qui da te. In questo programma, era il 25 di febbraio, e dovevamo fare una bella diretta come quella che stiamo facendo stamattina. Io credo che un pochino, se tutto è andato bene, è anche merito vostro, perché io non ero mai venuto in questo albergo che sta qui a 300 metri, e a 300 metri dall'albergo c'è il pronto soccorso, l'Aurelian Hospital, dove mi hanno fatto il primo intervento per capire che cos'era, diagnostico. Da lì poi si è scoperto che non era un infarto, ma era qualcosa di molto più grave, e questa dissecazione aortica. Allora mi hanno portato sempre in un ospedale della Fondazione Garofalo, che veramente è un'eccellenza assoluta, all'European Hospital. E lì io so che è così, voglio crederci, che il mio papà da lassù ha chiamato una squadra di angeli ad allungare una mano per prendermi, perché è andato tutto bene, un albergo dove non sono mai stato, un pronto soccorso attaccato, il mio manager, che è medico anche, che ha capito subito che era una cosa grave, non ha chiamato l'ambulanza ma mi ha caricato in un taxi e in 3 minuti eravamo in ospedale. L'European Hospital, che qualche preghiera, Red, ti posso assicurare che è salita da qui, perché noi siamo stati malissimo per te. Tra l'altro, questo lo dico, ma perché noi siamo fatti così, nulla è trapelato da questa televisione, potevamo sparare lo scoop del secolo, non lo abbiamo fatto. Noi abbiamo rispettato non soltanto la tua privacy, ma perché era un momento di grande difficoltà. Grazie. Tu hai creduto davvero di morire, Red? Sì, al mattino in albergo sì, perché il dolore era un dolore impossibile da sopportare, grondavo sudore, era una cosa veramente più forte di quello che può sopportare un uomo. E poi niente, lì un'altra coincidenza meravigliosa, all'European Hospital, dopo 2 o 3 interventi già fatti in giornata, il professor Ruggero De Paulis che mi ha aspettato, e alle 8:30 siamo entrati in sala operatoria e siamo usciti alle 3 del mattino. E ieri sono andato a fare la visita di controllo, mi ha trovato benissimo, ci siamo abbracciati ed è stato un momento veramente commovente, perché anche tutta la clinica mi ha accolto come un incontro tra vecchi amici che si ritrovavano dopo un viaggio fatto tanto tempo prima. E insomma, io ho deciso di andare così a parlarne di questa mia disavventura, avventura, rinascita, chiamiamola come vogliamo, perché può essere un aiuto anche per tante persone. Io convivevo con questo aneurisma all'aorta ascendente da 10-12 anni, ma lo controllavamo. Un mese prima l'avevo controllato. Nulla ti aveva impedito, tra l'altro, non ti aveva fermato, perché tu hai continuato a fare concerti, hai continuato a scrivere. Ma mi aveva detto il cardiologo, esatto, che non c'erano problemi, se non aumentava. Probabilmente c'è stato qualcosa che l'ha un po' fatto debordare velocemente e ha provocato questa dissecazione. Red, io mi sono permessa di dire che sei un uomo che è nato 1000 volte, perché dovete sapere che questa persona meravigliosa, perché ha un bellissimo cuore, Red, è uno che... Poi adesso... Insomma, adesso che c'è un cuore, pure nuovo, mezzo nuovo rifatto, ho cambiato i tubi. Sei ancora più bello, è quanto dire.
Tu non hai avuto una vita facile, perché sei nato, prima cosa, in una famiglia anche, diciamo, molto povera, lo posso usare questa espressione? Assolutamente. Sei nata in una villa apparentemente bellissima, una villa dei signori, Villa Borghesian, che però... Borghesian, si vivevamo in due stanze. Esatto. E pagavamo 2000 lire al mese di affitto. Perché tutti i coloni di questa tenuta, che un tempo era una tenuta di ricchi signori, alla fine erano stati ospitati, avevano la possibilità di stare praticamente in queste stanze. Sì, le famiglie più povere del paese avevano, così le avevano accolti in questa mega villa, per cui io da bambino giocavo a pallone in saloni affrescati, bellissimo, però no, da piccolo non hai né la coscienza della ricchezza né della povertà, hai la coscienza dell'affetto della tua famiglia. Tu quelle radici e quella povertà non te la sei mai dimenticata? Ma io mi ritengo un uomo fortunato dal momento che posso parlare, guardare, ridere, amare, non è importante quanto ho o quanto potrei avere. Ho sempre pensato che i soldi sono importanti per spenderli, non per accumularli, per cui io amo vivere la vita con quello che ho, e posso essere felice con 10 euro in tasca o con 1000, cioè non è quello che determina la mia felicità. E quella vita ti ha insegnato anche a non sprecare, ti ha insegnato ad andare all'essenziale delle cose. Mio papà mi diceva: "Barda ceo che se pi giorni che uganeghe, sono più giorni che salame." Adesso io sono vegano e quello purtroppo non li utilizzerei più, però lui mi ha sempre insegnato, insomma, di non sprecare, perché ma anche perché è immorale sprecare con gente che non, come te, che non ha di che vivere. Trovo che sia già questo immorale. Mia moglie, ci siamo imposti a casa, abbiamo un frigorifero che è di quelli piccoli, alti così fino a terra, non di quelle cose. Bellissimo. E facciamo la spesa quotidiana per quello che ci serve. Non buttiamo mai via nulla. Poi, essendo io vegano e lei... Ci sta avvicinando, sta venendo sulla tua strada. Sì, sì, quando siamo insieme lei mangia come me. E devo dire che noi non sprechiamo nulla, anche perché le verdure le puoi riciclare, certo. No? Non è come la carne o altre cose che vanno a male. Una verdura, anche se si appassisce un po', la puoi fare cotta, lessa, e quindi noi non buttiamo nulla. Ma credo dovrebbe essere un dovere di tutti, no? Perché poi vedi queste tragedie della fame nel mondo, che poi qui ci sarebbe da parlare ore sul fatto della mia scelta vegana, che è una scelta etica, proprio per impedire altri scempi. Perché credo che, insomma, sia meglio dare i cereali coltivati nei paesi poveri alla gente che li coltiva, invece che darli alle mucche delle grandi multinazionali che fanno gli hamburger. Ecco. Red, quanto ha contato nella tua vita la tua famiglia, quella di origine, ma quella che ti sei poi saputo creare? Allora, la mia famiglia di origine era basata su una mamma premurosa e paurosa di tutto, che ancora vive. Ha 95 anni e ancora mi rimprovera se non la vado a trovare spesso. E è un papà meraviglioso, un papà al quale la vita gli ha spento tutti i sogni, perché lui da giovane ha fatto il boxer, e infatti io ho scritto una canzone nel mio album che si chiama appunto Boxer. Poi ha fatto il ciclista, poi siamo nati noi e una volta non c'era. Ha messo la testa a posto, a quel punto non c'erano poteva, gli sponsor una volta, per cui ha dovuto per forza, ha fatto di tutto, è andato anche a Marcinelli in miniera a lavorare, è venuto via, pensa, a giugno, e ad agosto ci fu quella tragedia dove morirono il crollo della molti suoi amici. E poi ha fatto di tutto, ha fatto il camionista, però insomma questa vita sempre che gli toglieva qualcosa. Allora io mi sono battuto anche per i suoi sogni. Bellissimo. Perché non ritengo giusto, cioè credo che l'unico vero patrimonio della vita di un uomo sia il suo sogno, cioè credo che il futuro veramente appartenga a chi crede alla bellezza dei propri sogni, solo così puoi andare avanti. E allora mi piace parlare di queste disavventure, ma anche di queste avventure bellissime che la vita mi ha portato. E tu i sogni e i tuoi figli stai cercando di aiutarli a realizzare i tuoi sogni? Allora, i loro sogni. I miei figli hanno un grande orgoglio, sono due persone straordinarie, sia Chiara che Philip, sono due persone che hanno voluto crescere chiaramente facendo conto sulla scuola che potevano frequentare per capire bene, fanno anche loro musica, però non hanno mai voluto un aiuto, cioè... Non sono raccomandati, lo diciamo no, questo. Ma pensa che io andai una volta a vedere un concerto di Pino Daniele, perché c'era Phil che suonava la batteria con lui, e Pino quando mi ha visto mi ha fatto: "E tu che cosa fai qua?" Sono venuto a vedere mio figlio.
non gliel'aveva detto, perché bellissimo. È mio figlio di cuore, certo. Ma è figlio di Bea e quindi non porta il mio cognome. Per dirti, no? Chiara ha aperto un'hamburgeria a Verona, vegana, ecco. Chiaramente, e perché vogliono camminare con le loro gambe. Poi suonano anche con me, certo. Phil ha suonato 200 concerti con i Pooh, Chiara canta con me e anche Phil suona con me adesso nei miei concerti, però non con la spinta del genitore, ma certo. Con la gioia di condividere un mestiere che chiamiamo alla follia. Devono perché... sudare comunque anche loro. Ma loro lo fanno. Perché fanno. Alla fin fine, poi questo forse è la più grande eredità che puoi lasciare, nulla si è regalato. Sono due belle persone, devo dire che non so se io sono stato un buon padre, ma sicuramente Bea è stata un'ottima madre. Ha curato sia Phil che Chiara, che pur essendo una vice mamma, no? Perché anche lei non è la mamma ufficiale di Chiara, però ha dedicato amore. Io mi ricordo queste tournée d'estate, con io sul palco a fare il sound check e lei in camper con Chiara a fare i compiti per l'estate, per cui vero amore, vera passione. E tutto questo poi te lo ritrovi intorno, perché quando io sono stato male non mi hanno lasciato un attimo, sono stati con me sempre. Senti Red, le radici che fanno... che ti hanno fatto amare anche la tua terra, i tuoi luoghi, i luoghi in cui poi tu sei ritornato, dove ti sei creato poi il tuo mondo, ti hanno anche impedito, se vuoi, di... Diciamo, tu sei uno che alla gente appare come una persona molto vera, molto semplice, e questa semplicità la racconti anche nei tuoi testi, la semplicità anche dell'amore, delle cose belle della vita. Tu sei appena uscito da qualche mese con questo lavoro L'istinto e le stelle, che è tra l'altro un lavoro molto complesso, che io ve lo vorrei far vedere, poi penso che tra un po' lo vedremo in grande, perché non si è accontentato, a parte il cofanetto che è bellissimo, non si è accontentato del CD, c'è anche il DVD che racconta un film di due ore, esattamente, sì. Che racconta quasi come se tu avessi adesso bisogno di lasciare un'impronta, una traccia ancora più forte di quella che dai continuamente e che continuerai a dare. Perché volevo in questo film, che si chiama Lo sguardo e la pelle, far capire quanta passione c'è dietro a questo mestiere. Non è che le canzoni nascono in 4 minuti, non è che un disco lo fai in una giornata. E allora ho raccolto all'interno di questo spazio bellissimo, che è questa villa veneta di una nostra amica vicino a Treviso, in questo salone magnifico, ho accolto tutti i musicisti, i miei amici, e abbiamo suonato dal vivo, raccontato come avvengono queste cose, e ci sono dei momenti molto 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 interessanti. Anche di grande tenerezza. Sì, ma perché, voglio dire, la vita è una. Tra affrontarla con la dolcezza che è giusto dedicarle e affrontarla con cattiveria e durezza, c'è una bella differenza, ma le due cose portano risultati completamente diversi. Allora io scelgo quello più facile, più consono al mio modo di essere. Vogliamo tuffarci in questi testi, in questa musica? Poi diciamo anche quali sono le firme, oltre la tua, di questo lavoro. Questo è per un attimo, sentiamo. È tornato a muoversi ora il traffico, se ci riuscissi tornerei da te, ma io non trovo più il coraggio di dirtelo, servirebbe poco anche a me. Mi è sembrato di sfiorarti per un attimo, mi è sembrato fosse vero solo un attimo, se ci fossi tu, cosa non farei per tenerti qui con me fino al giorno in cui saprei sorprenderti e convincerti che non si muove il mondo se non gira per noi.
Fred, tu e le musiche e i testi di Giuliano Sangiorgi. Questa opera è un'opera corale. Quasi come se avessi avuto bisogno di chiamarti tutti i tuoi amici. Ho chiamato tutte le persone che amo. Tutte le persone che fanno parte in qualche maniera della mia vita, affettivamente, artisticamente. Giuliano ha scritto il testo di questa canzone, poi c'è Ivano Fossati, un altro mio grandissimo amico e persona che adoro e stimo, che ha scritto un'altra canzone che si intitola Tutto si illumina, e poi la maggior parte dei testi invece li ha scritti Michi Porru, che è quel ragazzino che io nell'87 portai a Sanremo e arrivò secondo e non andò a ritirare il premio perché rincorse Paul McCartney per farci fare l'autografo. L'autografo. E c'era Pippo Baudo dal palco che chiamava Michi, Michi, questo bellissimo. Non si è presentato. Ecco, nel frattempo Michi è cresciuto ed è diventato un poeta meraviglioso che ha una sensibilità incredibile. Io gli ho raccontato tutte le mie storie, gli ho imposto di leggere il libro perché doveva capire. Perché cos'è, bisogna capire l'anima, la tua anima. E ha scritto dei testi veramente fantastici. Fred, uno come te potrebbe campare di rendita, intendo artisticamente parlando, e scusate l'espressione dura, infischiarsene degli altri. Mentre tu non soltanto coltivi i sogni di tanti giovani, ma se hai la disponibilità, la possibilità, ti metti anche proprio a servizio degli altri. Perché una scelta del genere? Ma perché credo che condividere sia più bello che dividere. Io credo che la condivisione innanzitutto ti dà e ti fa crescere. Io adesso sto producendo l'album di un ragazzo con la mia fondazione che ho fatto. Qui ti volevo portare. Sì, sì, assieme a questi amici di Pinerolo abbiamo fatto questa fondazione. E è un chitarrista incredibile che pensa, in questo momento lui sta facendo una tournée di 6 mesi negli Stati Uniti, nelle più grandi università, a suonare e insegnare, e in Italia me ne sono accorto io. E basta. Ha una chitarra con 49 corde, 3 manici che si è fatto costruire lui, e nel DVD del mio album c'è. È una cosa incredibile vederlo suonare. E adesso stiamo facendo l'album, poi stiamo facendo l'album di Michi, perché Michi, oltre ad essere un grande autore, è anche un grande cantautore. E ha fatto questo album che chiameremo Diamanti, e sono 10 storie dove il linguaggio dell'amore è raccontato in una maniera pazzesca, cioè con un'intensità e una forza assolutamente nuova, con parole non consuete all'amore, ma fortissime, che ti fanno realmente capire che cosa lui vuole esprimere e raccontare. E sarà veramente un gioiello questo lavoro. Quindi continui a nutrirti anche dei sogni poi degli miei altri, concerti, questa è bellissima. Io faccio i miei concerti e ho la band di 6 persone, c'è Phil, 2 chitarristi, un pianista e il primo violino. Poi prendo 12 ragazzi dei conservatori delle città dove vado, ma io cose semplici non riesco a farle. Mandiamo le partiture e i file musicali 1 mese prima del concerto, loro si studiano tutto, poi Serafino Tedesi, il mio primo violino, va giù il giorno prima, fa una prova generale, il giorno dopo io provo tutto il concerto al pomeriggio e poi la sera lo facciamo insieme. E ti assicuro, al di là della gioia dei direttori dei conservatori e dei ragazzi, ma come suonano è questi? L'emozione, cosa che portano? Fuori. Il sorriso e l'entusiasmo del non mestierante che ci mette il cuore, la passione e tutto quello che hanno dentro. Talento e passione genuini che non hanno neanche, non sono neanche, come dire, viziate da leggi di mercato, viziate da meccanismi più forti di loro. L'altra sera abbiamo fatto Bolzano, perché ho fatto il mio primo concerto il 18. Sì, perché non ti bastava, dopo che ti hanno dato il nulla osta sei già ripartito. Sì, sì, il 18 di aprile ho fatto il primo concerto a Bolzano, è stato bellissimo, la città di mia moglie. e lì avevo 12 ragazzi del Conservatorio Monteverdi, fantastici. Sono emozioni che continuano, Fabio. Noi saremo a parlare ovviamente le ore ovviamente. Quindi dammi una mano tu. Sì, no, perché noi siamo in qualche modo ciò che viviamo. E io volevo chiedere a Red un aspetto, perché mi ha molto colpito il confronto tra forza e dolcezza, no? E tu hai definito quello che ti è capitato come un tir incendiato, no? Che ti ha colpito. E immaginavo tuo papà, boxer, no? Che lottava, no? In questo modo. E vedevo la serenità e la pacatezza con cui parlavi di quello che ti è successo. So che tu sei molto attaccato anche alle tue radici, cioè viaggi sempre, ma poi c'è sempre la tua casa lì dove sei nato. Ecco, che cosa ti dà questa serenità così grande? Beh, sicuramente la mia famiglia. Io ho una famiglia, come parlavamo prima, che è solida. È solida proprio
nella verità dei sentimenti, no? Non c'è niente di finto, di costruito. E nessuno ci obbliga di stare insieme, stiamo insieme veramente con gioia spessissimo. Anche i nostri figli che hanno vite ormai indipendenti spessissimo tornano proprio per stare insieme, senza un motivo particolare, no? Per la gioia di stare insieme. E quindi questo mi dà serenità. Poi mi dà serenità il fatto di aver avuto una buona vita, una carriera bellissima, ma poi in questi casi scopri di avere della gente che ti vuole bene in un modo incredibile. A Bolzano è partita una marea di gente da tutta Italia per venire a vedere come stavo, oltre che per venire a vedere il concerto. Certo. Una mia amica, perché siamo amici ormai, Eleonora, è partita da Roma, è una ragazza che vive in carrozzina con sua mamma, che non è più giovane, che la spinge, è una mamma rock eccezionale, l'ha portata a Bolzano. Infatti io le adoro, ogni volta che le vedo scendo a baciarmele, perché sono due persone meravigliose. Ecco, cioè, questo ti dà una forza, una certezza, una serenità, che può succedere qualsiasi cosa, ma comunque tu in qualche maniera la sai affrontare così, col sorriso. Red, tu hai il tuo piccolo mondo fantastico, che poi è vicino dove sei nato. Sì. Questo fiume Sile che è un po' accompagnato la tua vita. Tu non hai scelto la grande città, non hai scelto... Ho provato per 10 anni a vivere a Milano. Però proprio ti stava stretta, vero? Ma a Milano a me piace andarci a lavorare, però poi l'idea che il venerdì sera me ne torno a casa è fantastica. Io ho bisogno dei miei odori, dei miei pioppi, del mio fiume, della mia nebbia, perché anche la nebbia ha un suo perché per noi che siamo nati lì, no? E quindi la casa nella zona dove sei nato è un po' quel rifugio dal quale sai che quando vai via, insomma, lasci un pezzetto di te e non vedi l'ora di tornare. Esatto, è un richiamo, sicuro. È vero, è un richiamo costante, un richiamo continuo, come un richiamo costante anche la tua musica. Noi non ci accontentiamo stamattina, ogni giorno, questa è ogni giorno. Come siamo fortunati, questa notte splende il sole. Io con te, sono io, tu con me, vai da Dio. Ogni giorno, un altro giorno che ci siamo. Io per te, tu per me, sei la foglia, io il ramo. E ogni giorno, un altro giorno che ti amo. E ogni giorno, un altro giorno che ci siamo. Che di profetico, Red, questo testo, ha qualcosa che ti fa capire quanto... Vuoi ridere come è nato Ridiamo, testo? Diccelo, raccontacelo, allora, dai. Ero in studio con Miki, che stavamo lavorando, ho uno studio a casa per comporre più che altro e per fare i demo. Entra Bea a portarci il caffè e mi dice una cosa, lei non parla molto forte, quindi io non capisco, gli dico, Lei mi fa, ma perché in questo periodo devo ripeterti le cose sempre due volte? Ho detto, amore, primo perché sono molto concentrato a lavorare, secondo perché sono sordo, perché dopo anni di questo mestiere, ma che poi non è vero che sono sordo, sono distratto, insomma, magari. Provato, no? Allora lei esce ridendo, e io e Miki diciamo, pensa che bello però che sarebbe scrivere una canzone di uno della mia età che fa finta di essere sordo per sentirsi dire dalla propria donna che lei lo ama da morire. E abbiamo cominciato a giocare. Cosa hai detto, dolce? Mi ripeti? Bellissimo. Ed è nata così, in un'ora l'avevamo scritta. Ed è stato bellissimo. Red, senti una cosa, lo spazio a nostra disposizione è finito. Noi torneremo facciamo poi una puntata domani. Assolutamente, perché noi qua abbiamo tutte le domande dello studio. Ti posso fare un'ultima domanda? Cosa vorresti che si dicesse di te? Soprattutto dopo quest'altra bella mazzata che ti è arrivata tra capo e collo. Guarda, adesso non vorrei parlarmi addosso, però se io ti leggessi i, credo, 2000 lo immaginiamo. Messaggi che sono arrivati dopo
dopo le mie prime riapparizioni in cui hanno capito dopo il concerto che io veramente ho fatto le corse per riuscire a fare quel concerto, tantissimi hanno usato la parola bella persona. E io credo che in un mondo di cose brutte, essere una bella persona abbia dei grandi valori. Non è importante quanto essere una persona intelligente, non è importante quanto essere una persona ricca, ma è molto più importante. Una bella persona sicuramente non è di peso a nessuno, e soprattutto non va a invadere gli spazi, la libertà, l'anima e i pensieri di altre persone. Io amo condividere. Io quando parlo di io sono vegano, quando parlo di veganismo sul mio Facebook arriva qualcuno ogni tanto arrabbiatissimo perché lui non sa rinunciare alla chianina, ma io gli dico: ma va benissimo, ma parliamone, è bello il confronto, no? Certo. Io non è che voglio non deve essere una battaglia né da una parte né dall'altra, ma non voglio far cambiare idea, ma chi sono io per far cambiare idea alla gente? Però mi piace condividere. Tu sei veramente una bella persona, è bello il tuo libro, è bello il tuo lavoro, ti piace anche il vino, ti piaceva, ti piace? No, il vino mi piace, è vegano il vino. Perché noi tra un po' qui dopo la pubblicità, qui viene a trovarci Sveva Sagrati Modignani, che ha scritto qualcosa di meraviglioso, meraviglioso sul vino. Red, sei una gran bella persona, grazie di essere stato con noi. Pubblicità e poi state con noi.